Di là c'è un nostro pacone, non so. Raggiunga Polo Picello. Grazie sindaco. Beh, dopo tutto bisogna riconoscere un dato obiettivo. Se l'amministrazione Rolando non avesse preso in mano la situazione, oggi non saremmo qui. Quando lei si è insediato, sindaco, la situazione era questa. Anzi, queste foto che adesso andiamo a vedere sono foto del 2008, cioè dell'autunno 2008, di quando la sua amministrazione ha voluto riaprire, ma prima di riaprire per far vedere in che condizioni fosse la struttura, avete dovuto ripulire, perché adesso ci sono alcune foto, guardate, questo è il palcoscenico con le sedie diverse, la buca degli artisti, dei musicisti, per qui. Questo, guardate, la carta da parati strappata, le porte per 10 anni sono rimaste aperte, vandali, insomma, la devastazione è stata totale. Questa era la sala e si conservava, il drappo del sipario ancora così. Questa è la foto più emozionante perché è la sala macchina della proiezione del proiettore proprio del cinema che avete voi provato in quest'anno. Voi vi siete insediati nel mese di aprile, ad agosto già l'allora vice sindaco e assessore alla cultura, il maestro Elio Orciolo, ha fatto il primo sopralluogo e ha voluto, avete sposato questa causa. Questo era un documento eccezionale che l'inviato speciale questa settimana offre. Queste sono immagini invece del 2002, i colleghi di Canale 7 che ora stanno facendo la diretta e ci stanno dando anche i tempi televisivi per questo. Sindaco, queste sono immagini del 2002. Voi siete arrivati nel 2008, dal 2002 al 2008 la devastazione è stata ulteriore. Questo però era il quadro. Che cosa avete fatto voi? Come avete cominciato? Ma dunque, tanto buonasera a tutti, ben trovati. Io vorrei salvare l'ultima immagine di questa serata, che è l'immagine conclusiva. Noi, io, ma non solo io, abbiamo in questi 10 anni fatto questo palco salendo e scendendo tante volte. Siamo saliti la prima volta, come si stava dicendo, appunto nel 2008, di fronte c'erano tante sedie in legno, ma soprattutto tanto degrado. E questo ovviamente ha suscitato in me, e non solo in me, in tanti, questo duplice sentimento. Da un lato ovviamente di ricordo, io ho fatto il tempo a vedere qualche film in questo cinema prima che chiudesse. E dall'altro però tanta tristezza, tanta sofferenza nel vedere una così bella struttura abbandonata a se stessa. Poi è cominciato la trasformazione, è cominciato il cantiere, l'impalcato, la rinascita, la demolizione, la ricostruzione di questo teatro. E ancora in questi ultimi mesi, dove si sono susseguiti i collaudi, le prove, mancava ancora qualcosa, perché nasceva la platea, nasceva la galleria, ma era un contenitore incompleto. L'immagine più bella è l'immagine di stasera, dove si agganciano i volti delle tante persone che appartengono a questa città oppure no, e che si agganciano a un contenitore che finalmente restituisce l'immagine più bella, quella del radar pieno qui a guardare la ricostruzione di questa struttura, ma immagina a guardare molto altro. E quindi ecco, io credo in fondo che il bello di questa soluzione, di questa favola che si conclude in questo modo, sia in realtà che esiste il buono, esiste la buona impresa, esiste la buona burocrazia per i tempi con cui è stato costruito, esiste la buona cittadinanza che ha saputo avere la pazienza di aspettare, e consentitemi di dire, perché lo devo, esiste anche la buona politica, perché esiste, perché in questa città la politica tutta di questa città ha seguito una linea retta, senza sbavature, e io di questo devo ringraziare tutti. Sono stati spesi alla fine per ristrutturare e restaurare tutto quasi 7 milioni e mezzo di euro. Il comune ha messo circa 1 milione, il resto sono 3-4 sono fondi europei, regionali, il resto sono ministeriali, perché avete avuto l'intelligenza di firmare un protocollo con il conservatorio, quindi il ministero,
per ospitare qui, dove era l'albergo, le aule e la sala prove dell'orchestra, quindi la sede del conservatorio. Ma come avete fatto poi a recuperare questi soldi? Tutto nasce, in effetti, ad aprile 2008 ci si insedia e si comincia a ragionare, diciamo, di che idea di città si vuole costruire, soprattutto avendo la consapevolezza che tutto questo va fatto presto, oltre che prima. E quindi a dicembre si decide di aprire per il Natale una parte di questa struttura, perché c'erano dei dubbi anche sulla staticità di questo immobile, si apre ai monopolitani nel periodo del 2008 a dicembre questa struttura. Ovviamente c'è veramente una grandissima partecipazione della città e questa è la chiave di volta che fa scattare nella mente, devo riconoscerlo, di uomini coraggiosi, il presidente del conservatorio di Cardona dell'epoca, il direttore Giampaolo Schiavo e anche tutti i dirigenti, compreso il dirigente del Ministero di Civello, che poi nel febbraio-marzo, il giorno di pioggia, decidendo dopo che tutti questi protagonisti avevano incominciato un lavoro ai fianchi, perché c'era già stanziato 1.200.000 euro del Ministero su San Leonardo come sede secondaria del conservatorio. Quindi devo dare atto a queste persone che hanno avuto il coraggio di rischiare, perché il cambio di programma da San Leonardo al Rada comportava un rischio serio, quello di perdere gli unici soldi che c'erano per incominciare l'opera. Non potevate cominciare comunque poi? No, lì invece resistemmo a un'altra tentazione, che era quella di fare i lotti funzionali. Decidemmo quindi da quel 1.200.000 che riuscimmo veramente con l'impegno di a destinare sul Rada una sorta di raccolta fondi, aprimo un salvadanaio fatto di contributi regionali ed europei, fatti di un altro contributo ancora ministeriale e infine, come giusto che sia, di un piccolo contributo anche della nostra comunità e decidendo solo dopo il 2013, dopo il primo quinquennio, dopo aver raccolto tutte le risorse necessarie per lanciare il cantiere 1 dall'inizio alla fine, decidemmo solo di fare questo, cioè di raccogliere tutta la risorsa economica necessaria, di abbandonare l'idea dei lotti funzionali e di fare di questo cantiere, come dice la parola, Rada 1, uno e solo, che poi ha portato nel giro di 3 anni l'inizio dei lavori e appunto il completamento e quindi fino al giorno di oggi. Infatti i lavori hanno avuto inizio il 23 marzo del 2015 e si sono conclusi dicembre scorso, quindi a distanza di 3 anni sostanzialmente, sono 923 giorni. Il progetto esecutivo è stato redatto dal consorzio Research, consorzio stabile di Milano, che è quello stesso che ha lavorato anche alla Reggia di Caserta, e i lavori sono stati realizzati dall'impresa Cova S.p.A. di Altamura, che è la stessa che ha collaborato, che è intervenuta anche la sezione di Bari e che ha ripristinato il teatro Mercadante di Altamura. Ma lei ha citato No, sono dei disturbi tecnici, voglio tranquillizzarvi. Ma voi venite anche voi qui? Perché non venite anche voi qui? Ah, possiamo, va bene. Allora, scenda. Secondo me il sindaco, io so che me l'aveva raccomandato, me lo dovete far fare questo. Sì. Lui ci tiene a ringraziare chi ha collaborato. E lo deve fare, ci mantiene. Io penso che sia giusto, ecco, ringraziare tutti, però il presidente e il direttore del conservatorio dell'epoca, il Carbone, Giampaolo Schiavo, il dottor Civello, i due assessori alla cultura e ai lavori pubblici, l'assessore Pasqualone e ovviamente anche il mio assessore alla cultura e il mio Pozzuolo, per arrivare ovviamente all'ingegnere Colacinto, che è stato il dirigente dei lavori pubblici che ha avviato questo lavoro, per finire poi dal 2013 in poi a ringraziare il nuovo presidente Fabiano Amati del Conservatorio con il direttore Periorantis e i miei assessori ai lavori pubblici Angela Mese, che è legato alla cultura Giorgio Spada, e i miei compito e dicevo Angela Pinto e Piero D'Amico, il locale, che sono stati coloro che hanno consentito di portare a termine, nella perfetta idea della continuità amministrativa come valore, un lavoro che è passato veramente in 10 anni. Allora facciamo un applauso, lo approfittiamo per invitare sul palco il presidente del conservatorio Fabiano Amati, perché ci avviamo al taglio del nostro, e dunque
Presidente, è bene che anche lei saluti la platea e soprattutto dia l'imbocca al lupo a questo bellissimo luogo che da domani comincerà a lavorare in tempi brevi. Prego. Grazie a voi, io raccolgo frutti per semi che non ho piantato. E quindi io ringrazio tutti i predecessori alla carica di Presidente del Conservatorio e i direttori, il direttore in carica, tutti i maestri del Conservatorio. Un ringraziamento particolare al Sindaco di Monopoli, all'amministrazione comunale di Monopoli. Devo dire che su questa storia, la storia della riapertura del radar, hanno dato il meglio di se stessi ed Emilio Romagni con piglio e determinazione ha portato sin qui questa barca. Stasera si accende questa grande luce a Monopoli, luce di cultura, di avanzamento e di progresso. Quindi la storia consegnerà i sentimenti di gratitudine all'amministrazione romana, al comune di Monopoli e alla città, perché ha saputo peraltro interpretare questa collaborazione virtuosa con un'altra istituzione pubblica imponente di questa città, che è il Conservatorio di Musica di Roma. Grazie a tutti. Grazie Presidente Monopoli. Tanto la partita è finita. Io inviterei il Presidente della Regione Puglia, il nostro Governatore Michele Emiliano. La Regione Puglia è presente naturalmente in maniera fattiva nella realizzazione di questo restauro e dunque è giusto che lei sia qui con noi. Ben arrivato. Io in realtà sono qui, buonasera a tutti, soprattutto per fare complimenti a Emilio. Non Emilio Sorpresi, Emilio Romagna, perché è un sindaco che io... Scusami. Faccio presto. Dicevo, è un sindaco che seguo da tempo. E, ovviamente non è dalla mia parte politica, però ovviamente io non posso fare a meno di dire le cose che penso, e questo ovviamente senza alcuna implicazione d'altra parte non è rieleggibile, sta finendo il mandato, e, peccato per Monopoli per certi versi, e credo che persino i miei compagni di partito che saluto e che ovviamente ringrazio per l'impegno che ci hanno messo, perché con un sindaco del genere non deve essere stato facile fare opposizione, però ecco, è giusto che il Presidente della Regione Pro Tempore, visto che non è della sua parte politica, gli dia la soddisfazione che merita. E quindi lo voglio ringraziare, voglio dirgli che siamo orgogliosi della città, siamo orgogliosi di questo teatro, siamo orgogliosi di questa comunità meravigliosa, che fa tante cose belle. Quest'estate ho portato i miei figli a vedere questa città, era piena di turisti, era piena di bellezza, di dolcezza, di ospitalità. I teatri evidentemente sono il completamento di questa identità locale, che ovviamente stasera mi ha fatto ricordare il Petruzzelli, l'emozione che ho provato entrando con i piccioni che svolazzavano dentro, e poi la sera, non tanto la sera dell'inaugurazione, che diciamo fu una specie di matrimonio riparatorio, perché come sapete non me lo fece l'aprile, nonostante l'avessimo finito, e l'avesse finito la stessa impresa, io voglio fare dei complimenti anche a loro, in un solo anno che costruirono il Petruzzelli, io non so come hanno fatto, ma non mi fu concesso di inaugurarlo diciamo a tempo debito. Però nelle sere successive io mi sedevo dietro, guardavo, e ti succederà, guardavo il teatro in funzione con l'opera, i cantanti, insomma, è vero, è possibile che sia accaduta una cosa straordinaria. Mi auguro che a breve anche il Corso a Santa Lucia possa vivere, una lettura del genere. E mi auguro soprattutto che questi teatri, un po' come la biblioteca, so che hai fatto un ottimo lavoro anche con la biblioteca e ti abbiamo seguito anche in questo. Mi sa che la Regione Puglia sta tentando di consentire a centinaia di biblioteche, il più grande investimento in biblioteche della storia d'Europa che era fatto dalla Regione Puglia. Noi ci auguriamo, ecco, che questo insieme di cultura e di allegria possa rendere ancora più bello vivere e accogliere le persone in questa Puglia. Voglio dire anche che l'inaugurazione, nonostante la menopausa, è stata una inaugurazione fortunata. La Juventus ha vinto la Tottenham.
e quindi padre, come si dice, avevo fatto il giretto, avevo detto se vado a Monopoli, Santa Recon, ce la fai vincere la partita, ed è andata bene. Quindi grazie, la Madonna della Madre. Abbiamo annotato la promessa per il futsal, fammelo dire. Ha dato il titolo. Allora, adesso abbiamo bisogno di allestire la scena per il taglio del nastro. Chiamiamo innanzitutto, insomma, hanno la stessa altezza dei corazzieri e la stessa virilità di quelli che presidiano il Quirinale. Chiamiamo la polizia locale che si occupa del cerimoniale per Monopoli, prego. Chi è il nome di Vittorio Emanuele? No, le bambine dopo, prima il cerimoniale, prima Michele del cerimoniale, eccolo qua. Ecco qua. E poi chiamiamo le due signorine, eccole qua, che insomma sosterranno il nastro. Si tratta di Giorgia ed Anna Clara, dico bene? Ecco qua, Giorgia si mette qui, Anna Clara si mette lì. Come sapete dove mettervi? No, ma soprattutto chi siete? Come mai siete voi? Come mai siete il nastro? Ci va chiamata. C'è stato un sorteggio cittadino, non lo so, c'è stato nelle scuole avete cercato di. Come chi sei? Come ti chiami tu? Anna o Giorgia, di cognome, come ti chiami? Romani. Perfetto. E tu? Anna Romani. Perfetto, però sono le figlie del sindaco, lo sanno tutti. Sono alcuni dei figli del sindaco, perché un sindaco è addosso. Non solo ha fatto per 10 anni il sindaco, ma insomma abbiamo voluto prendere due ragazze del popolo. Ecco. Allora, adesso prima questo è il nastro. Non... Michele, e tu che fai il cerimoniale? Non un nastro, due, ancora non si taglia. Abbiamo già da papà Petrasi. E naturalmente abbiamo anche la benedizione di questo luogo, chiamiamo Don Davide della chiesa di Sant'Antonio, sempre sia lodato Sant'Antonio, ecco qua. E prego Don Davide, lei passerà alla benedizione. Cosa fa? Col telefonino la fa la benedizione. Ah, no, cioè, la modernità non la sa memoria. Allora, Don Davide, io la amplifico, prego, ci mettiamoci al centro. La legge della vera. Centro. Ti prego, in questo momento. Chiedo scusa, Don Davide. Adesso proprio no. Perché c'è un momento in cui si può ridere con altri. Questo è il momento che prega di chi ci guarda dall'alto. Non posso comunicare per piacere. Chi sta a cui si rivolge? Chi? Sì, ci mettiamo ecco in questo clima di silenzio, di raccoglimento e ringrazio, ne approfitto per ringraziare il sindaco per l'invito. Sono qui a rappresentare la comunità di Sant'Antonio, che è ubicata qui accanto a questo serbatoio importante che da oggi diventa veramente luogo di cultura e di bellezza. Rappresento anche il vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Favale, nostro vescovo. E ci mettiamo in piedi per vivere questo breve momento di preghiera. E pensavo alla benedizione, non sapete benedire, diceva un grande vescovo pugliese che tra qualche mese il Papa visiterà proprio ad Alessano Amolfetta, Monsignor Bello, diceva benedire significa dire bene della storia, dire bene della città, degli uomini. E mi sembra che questa sera noi abbiamo detto bene di questa storia pensando al risultato bellissimo che è qui sotto i nostri occhi e che noi questa sera ne gustiamo. La bellezza e la gioia di far festa insieme. E lo vogliamo fare semplicemente con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato e che allarga i nostri sguardi e i nostri orizzonti a tutto il mondo. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci. Ravviva, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra angolare e fondamentale della storia e dell'umanità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Allora, dovete schierarvi adesso, avvicinatevi a questi nastri comprati per l'occasione e voi teneteli un po' più tesi e alla fine dell'inno alla gioia di Beethoven, beh, perché c'è tutto un filo rosso che collega questa serata, ovvero abbiamo cominciato col nostro inno perché questa è la nostra terra, ma l'auspicio è che questo teatro possa aprirsi al territorio ma anche all'Europa, al Mediterraneo, in modo da ospitare artisti capaci di arrivare ovunque. Bene, alla fine, chi prende forbici? Alla fine dell'inno alla gioia, insieme, stringetevi a coorte tutti quanti, Onofrio, anche tu, passeremo al taglio dei nastri. Evviva! Evviva! Evviva il Teatro Rada! Ecco qua, questo lo conserva per sempre saluto. Grazie, grazie veramente! Che bella, grazie, siete stati bravissimi, grazie. Concertate, quello sempre la prossima. Grazie, ringraziamo Augusto Massiello per la regia, fatemi un applauso, ha dedicato tempo e risorse per fare in modo che tutto accadesse nel migliore dei modi. Presidente, tante belle cose, e buon ritorno a casa, ci vediamo a corsa al Presidente. E prego, un'ultima parola al sindaco. Abbiamo voluto fare questa inaugurazione al contrario perché pensiamo che fino a un istante fa abbiamo solo raccontato la storia che tutti già conoscevano. Dal taglio di questo nastro e dall'inaugurazione inizia invece il futuro. Quindi oggi 7 marzo 2018, in questa sorta di scambio, c'è un sipario che scende e sono 10 lunghi e duri anni di lavoro, ma c'è un sipario che si alza, che durerà molto più di 10 anni ed è soprattutto destinato a rappresentare questa storia per sempre. Grazie ed evviva Monopoli! Evviva Monopoli! Grazie sindaco! Il sipario del sindaco si alza moltissimo! Allora...